1.000 persone in coda questa mattina davanti ai due ingressi dei Gigli per la prima giornata dei saldi invernali. E il numero dei visitatori del centro commerciale è cresciuto nel corso della mattinata con file di auto e lunghe attese per trovare una sosta nel parcheggio. Tutti a caccia di occasioni, soprattutto per quanto riguarda l'abbigliamento e le calzature. Abbigliamento, ma più che altro per lei, ecco, per noi siamo abbastanza a posto. Quindi acquisti mirati, ciò di cui avevate bisogno. Soldi pochi, quindi non possiamo spendere. Per ora solo abbigliamento, grazie. Poi forse un giochino ci scappa. Stavo cercando qualcosa di elettronica, adesso conviene un po' di più. Stavo cercando delle cuffie al momento. Lei è uno stanco dello shopping? Sì, posso dire una cattiveria? Mi hanno fatto du così, moglie, figlioli e compagnia, grazie. Lei personalmente non ha comprato niente, ha solo accompagnato? Ha solo accompagnato e pago sicuro. C'è chi si è lasciato guidare dagli acquisti scontati, molti si sono diretti su oggetti e capi già individuati prima dei saldi. Si fa un giro, si guarda quel che piace, però si compra quello che serve, non il superfluo, ecco, non si può in questo periodo. In verità, diciamo, non ci manca nulla, però qualche cosina, se c'è l'affare, si può fare. Cercate qualche settore in particolare, arredamento, abbigliamento? Abbigliamento, capispalla. Hai trovato già una buona scontistica? Più o meno, perché le cose che pensavamo andassero in sconto sinceramente non sono andate, quelle che più piacevano alle mie figlie in generale. Cosa avete scelto di fare? Avete acquistato comunque o avete lasciato perdere? No, ho lasciato perdere. Ho dato un budget e loro hanno 200 euro a testa che possono comprare e scegliere quello che vogliono. Noi abbiamo acquistato qualche borsa e qualche giacca e niente, peccato che c'è troppa fila, c'è troppa massa nei negozi. Quindi più che altro abbigliamento. Sì, per i ragazzi, anche perché c'è la nonna, perché con questa crisi... Hai capito? Quindi la nonna cosa è venuta a fare? A spendere per i nipoti, no per me, per loro. Nonna andiamo, mi buttano a letto alle 7 del mattino. Ciao!